Non a caso si chiama Con voce di Nilde, perché non è la biografia di Nilde Iotti, ma la parola di Nilde, e attraverso la sua parola anche uno spaccato del nostro paese. Ho detto prima che non sono capace di presentare in modo formale Manuela Piovano, posso dirvi che lei è una bravissima regista, produttrice, presidente della Kitchen Film, e ci sono due film che io sono molto affezionata di. Uno è La Rosa Blu, con cui è iniziato, che è il racconto delle donne carcerate, le Vallette, vero? Alle Nuove, sempre. Torino, stiamo parlando di Torino. E Le Stelle Inquiete. A te la parola per parlarci di questo docufilm. E poi proiettarlo. Grazie, sono onorata, sono sempre felice. Poi stasera vedo qua anche le protagoniste che hanno insieme a me fatto questo percorso, che sono innanzitutto ovviamente Livia, ma grazie alla Falconi, senza il cui aiuto tutto sarebbe stato inutile, e anche e Franca Chiaromonte, perché tutto iniziò anche ad un pranzo alla Kitchen, appunto. Ma guarda, brevemente il mio curriculum è questo, cioè io a Torino si era creata una situazione alla fine degli anni 70, come voi tutti sapete, di grandissima crisi sociale, quasi una piccola guerra civile in nuce, no? Uno per tutti, per esempio l'attuale direttore del Torino Film Festival, che è Steve Della Casa, no? Che sapete è stato anche in carcere per avere insomma molto peccato in quel contesto. E invece poi improvvisamente, dopo il primo grande processo a prima linea a Torino, è come se improvvisamente moltissimi intellettuali, anche venuti da fuori, per esempio Nicola Tranfaglia, la Luisa Parzerini e soprattutto anche Ugo Gregoretti, iniziarono a fare tutto un lavoro a Torino, in particolare con il carcere area omogenea, cioè tutti i vari terroristi che si erano dissociati, un grosso lavoro culturale. Si posano in quel momento le basi a Torino per un grosso lavoro, Mimmo Calopresti, eccetera. E improvvisamente il cinema, che peraltro era nato a Torino, perché voi sapete gli anni 20, 10, Pastrone, un grandissimo regista che insegnò anche agli americani, e c'era un fermento. Torino ha sempre avuto una vocazione industriale, il cinema e l'arte per eccellenza industriale, e quindi non so, e poi comunque era anche l'epoca, c'era il famoso passo ridotto, ma c'era stato anche il grosso fenomeno del cinema e della lotta operaia. E a Torino era la sede dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Paolo Gobetti, che fu il primo critico del comitato, il primo a tradurre formalisti russi, no? Cioè è stato tutto un fermento insieme a Guido Ristargo, che poi venne alla Sapienza di Roma, per cui noi giovani ci sembrava che il cinema fosse veramente un modo di fare politica. Quindi io per esempio non mi sono approcciata al cinema pensando di fare quella professione o quel lavoro, come è stato detto in questa bellissima serata che abbiamo fatto a Rimini, vero Livia, non so chi ha detto, non si diceva carriera, si diceva percorso, progressione, no? Non carriera, ecco. Quindi io appartengo a quella generazione, e con Livia, appunto, che all'epoca insieme a Fassino erano dirigenti della FIGC, io muovevo i miei primi passi appunto all'università, alla RAI di Torino, che era un centro di produzione all'epoca molto importante, anche con l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza, e c'era veramente questo clima incredibile, no? Per cui il cinema era veramente una nascita del primo Torino Film Festival. E noi giovani che imparavamo non più sui set di Roma, perché il famoso passo ridotto, le macchinette semplici per la prima volta nella storia ce lo consentivano, ma muovevano i passi con la sperimentazione, con la voglia di fare delle cose anche magari brutte, incompiute. E insomma, questa. E poi dopodiché ho continuato a fare questo lavoro in qualche modo, venendo poi anche a Roma, perché poi comunque i soldi erano qua, ci avevano dato dei premi anche. Le Rose Blu vinse all'epoca i premi di qualità ministeriali, che venivano dati solo a 10 film all'anno, e quell'anno noi grazie a Guido Ristarco, che disse che Le Rose Blu erano un capolavoro, abbiamo vinto insieme a Fellini e Taviani questi 400 milioni
di lire, che sembrava pazzesco per un film comunque piccolo, e quindi iniziamo a lavorare, portiamo anche la Kitchen Film fondata a Torino-Roma. Insomma, per farla breve, poi ho girato come altre molte cose, ho continuato anche molto a collaborare a volte con la RAI, ma fondamentalmente ho fatto 6 film lungometraggi di finzione, e l'ultimo dei quali con protagonista Laura Morante, si intitola L'età d'oro, lo trovate su Rai Play. Il primo è stato Le rose blu, con Laura Betti e Nino Tavoli, due icone del cinema pasoliniano, quindi impegnato. Quindi tutto questo per dire, e poi vabbè, poi se proprio volete il curriculum istituzionale, ricopro la carica di vicepresidente dell'Associazione Nazionale degli Autori Cinematografici, quello della Cavani, di Fellini, cosa molto onorifica, a cui non mi sento assolutamente adatta, ma comunque. Tra l'altro voglio ricordare che è mancato Citto Maselli ieri, che era il predecessore del mio presidente, e che è stata una figura, forse una delle ultime figure, che credeva appunto che il cinema potesse essere un'arma, un'arma per indagare il mondo, non di propaganda, un'arma per fare delle avventure di conoscenza, e quindi ci chiediamo tutti, poi ci interroghiamo da sempre sulla successione di un Citto Maselli. Comunque, quindi l'idea di Livia, di dire ma senti, ma noi con la fondazione ho avuto l'onore e il piacere di collaborare quasi da sempre, dall'inizio, e quindi anche con una serie di piccoli cortometraggi molto simpatici, tra cui anche Tra il treno e un pollo sul manifesto di Ventotene, sempre fatto con loro. E quindi per me, insomma, per me ovviamente la Nita Iotto è una figura iconica, pazzesca. Io ricordavo l'altro giorno che la prima volta che ho fatto la carta d'identità verso i 16-17 anni, mi sono fatta, non c'erano i telefonini, non c'era proprio la macchina fotografica, e mi ricordo che ero tutta, volevo somigliare a Nita Iotto, quindi mi ero fatta i capelli, ce l'ho ancora una foto, perché per me era un modello assoluto. E quindi poi l'ho conosciuta qua a Roma, quando ci spiegava la differenza tra il proporzionale e la maggioritaria, su cui lei aveva dei dubbi, però poi molto semplice, sempre con le maniche tirate un po' su, in questo albergo della Piazza dell'Elefantino. Insomma, una persona affascinante, ma nello stesso tempo estremamente diretta, estremamente alla pari, non aveva nessun tipo di elemento di questa seduzione del potere, però nello stesso tempo era autorevolissima, una grande lezione delle nostre nonne. E poi, dulcis in fundo, gran finale, ho ballato con lei, da Elio Pecora, che aveva, c'era la Elsa De Giorgi, che era un'attrice molto amica di Anna Magnani, una dei Telefoni Bianchi, quella che aveva sposato Contini Bonaccorsi, che è quello che aveva salvato gli Uffizi dalle razzie naziste, e aveva questo salotto a Villa Ada, dove invitava, diceva, ah, vieni, vieni, sei una ragazza in gamba, voglio invitarti al tornaggio. E poi scoprivi che c'era tutta Roma, questo salotto era una cosa mega galattica, no? E quindi tu, prima che riuscivi a parlare con la S. De Giorgi, poi veniva alle 2 del mattino, perché non riuscivi neanche ad arrivare. E c'era Elio Pecora, appunto, che suonava il pianoforte, e avevamo ballato, io avevo ballato proprio con la Nilde, era la sera che c'era anche lei, perché lei era molto amica di Elsa De Giorgi anche, quindi figurati, non avrei mai osato, mai osato fare qualcosa su una Nilde Iotti. Quindi ho detto, quando Olivia me l'ha detto, ho detto no, ma guarda, poi devo dire, il documentario di Paolo Mieli, che trovate su Rai Play, ancora secondo me è bellissimo, è ancora stupendo, ve lo dovete guardare, e quelli anche quelli che ha citato Olivia, sia il film sia la fiction con la foglietta, secondo me molto è stato detto. Quindi, e poi comunque non so, io non avrei avuto il coraggio di fare proprio una vera, un'ulteriore biografia, ma poi soprattutto mi interessava, siccome l'avevo vissuta in questo modo io, capire fino a che punto Nilde Iotti era una figura chiave del Novecento, e con lei anche il comunismo, che perché mi importava, anche se avevo questa occasione di fare questo lavoro, per me era interessante andare a capire quanto questa idea del comunismo, che per me è ancora molto attuale, poteva essere rappresentata, giocata, trasmessa soprattutto anche ai giovani, no? Perché quando vado appunto nelle classi anche a fare i miei film, eccetera, è molto importante che qualche cosa arrivi non solo del museo, no? Cioè, gli stessi musei oggi si aprono all'interazione, quindi che cosa di Nilde Iotti? Questi film che abbiamo visto sono tutti museali in modo egregio, ma mi interessava capire in che modo invece si poteva uscire dal museo
rendere questo personaggio vivo. Allora è venuta questa idea, appunto, di non fare una storia di lei, ma di vedere la storia con lei. Vedere la storia insieme a lei, questa è la prima idea. Vediamo la storia insieme a lei. Quindi lei ci accompagna, è una sorta di Beatrice, no? Che ci accompagna. E quindi già questo mi sembrava molto interessante, allora mi è piaciuto molto, perché in qualche modo anche la ricerca diventava qual è la storia che lei ha visto. E poi un'ultima cosa, mancava ancora un po', quindi abbiamo incominciato il rapporto con Rai Teche, che ci ha dato tutti i materiali, l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, imprescindibile per qualsiasi cosa. Adesso fanno un bellissimo festival che si chiama Anarchive sull'utilizzo creativo dei materiali del repertorio qua a Roma, col Comune di Roma, che secondo me sarà molto importante, perché anche oggi c'è una concezione dell'utilizzo dei materiali di repertorio diverso dal concetto di documentario, c'è veramente un'idea di rielaborazione in senso di rilettura, no? Di questi materiali. E infatti vedrete che nel film non c'è quindi il tentativo di fare un documentario, ma il tentativo di rielaborare creativamente questi materiali. Per esempio, ho pensato di fare un piccolo omaggio a tre registe che non ci sono più e che erano state le protagoniste dell'84, che sono in particolare Annabella Mescuglio, Rosalia Polizzi e Cecilia Mangini, che sono tre grandissime registe documentariste scomparse che hanno fatto dei lavori straordinari, ovviamente misconosciute. E poi anche Alessandra Bocchetti, che invece è viva, è vegeta, è una femminista colonna. E quindi questi pezzettini che ci serviranno in questo viaggio in cui Nilde ci accompagna, li ho lasciati, non li ho rimontati, li ho lasciati come dei pezzi di antologia, e li vedrete. E anche gli altri pezzi della RAI, ho cercato di sottolineare questi quadri, no? Non li ho smontati e rimontati, ma ho cercato proprio di dare, perché vedere la storia non è soltanto vedere la storia reale, ma anche vedere come è stata rappresentata a sua volta la storia. Quindi vedere ad esempio il servizio di Zatterin sulle raccoglietrici di olive è molto interessante, poi sono delle piccole chicche che tra l'altro molti non conoscono. E quindi dicevo un'ultima cosa, mi volevo ancora, però non mi bastava, perché volevo capire fino a che punto Nilde era appunto un personaggio chiave del Novecento. E allora lì ci è venuto in soccorso il quadro di Guttuso, il famoso quadro di Guttuso, quindi ringrazio anche la Fondazione Guttuso, dove appunto si vede questa Nilde proprio nel punto focale dei funerali Togliatti, e quindi con questa visione del mondo, secondo me ancora tutta da studiare, da ricostruire, e che arriva tantissimo secondo me fino a noi. E infine, grazie appunto anche a Graziella, sono venuti fuori tutti questi inediti di questi discorsi, che inizialmente dicevano no, ma sono discorsi magari da studiare, non da drammatizzare, invece poi mettendoli in un certo modo forse effettivamente ci raccontano, e con la sua voce veramente siamo riusciti a montarli in modo che ci accompagnano in modo anche emotivo, non solo istituzionale. Bravo.